adesso eseguiamo una delle parti più importanti prima di iniziare la pescata: bagnare la pastura. In questo caso 2,5 kg di prodotto, uno sfarinato alla fragola, a big bag da 2,5 kg. Prepariamola. Allora, una volta versati 2,5 kg di prodotto nel secchio, andiamo ad aggiungere l'acqua. In questo caso, su 2,5 kg, io inizio ad aggiungere 1 litro d'acqua, per poi finirla gradualmente, a seconda della bagnatura che vogliamo ottenere. Prima di fare ciò, però, un altro trucchetto. Oggi abbiamo bagnato la pastura alla fragola perché io e Riccardo vogliamo catturare qualche bella tinca. Non sarà di certo facile, perché nel periodo così invernale non sono molto attive, ma ci proviamo. Facciamogli venire voglia così: un po' di sciroppo alla fragola. Una spruzzata d'acqua dentro, in modo tale di diluirlo al meglio. Mescoliamo un po' e aggiungiamo tutta l'acqua. Adesso non ci rimane altro che mescolare la pastura fino ad ottenere una consistenza ottimale per la nostra pescata. Una volta raggiunta la bagnatura, andiamo ad aggiungere un legante, perché quest'oggi pescheremo prevalentemente a Method. E in questo posto, quando arriva a metà mattina, si alza il vento ed è meglio avere una pastura che sia più compatta e rimanga a fondo per i periodi più lunghi. Andiamo ad aggiungere un po' di legante. La pastura è pronta, però ci rimane un'ultima fase. Visto che è inverno, vogliamo impoverire la pastura di quelle che sono le sue particelle più grandi. Come facciamo? Andiamo a dargli una buona setacciata. Oggi abbiamo apparecchiato la tavola e i nostri amici sono già pronti, stanno aspettando in pole position. Vi farò vedere che cosa andiamo ad innescare. Il tutto aromatizzato alla fragola. Abbiamo mais, bigattino rosso, pellet morbidi,
e mini pop-up. Chiudiamo qui questa magnifica giornata. Devo dire che nonostante le temperature rigide siamo riusciti a cavarcela benone. Le tanto attese tinche sono arrivate, ci siamo divertiti molto con loro e tra di loro sono venuti a trovarci anche dei bei pighi di grossa taglia. Adesso Riccardo vi racconterà che attrezzatura abbiamo usato. Allora, l'attrezzatura che abbiamo usato nella battuta di pesca di oggi varia da in due tipologie di canne, una 360 90 grammi più parabolica e una 4,20 m 110 grammi con un'azione più di punta e quindi un po' più rigida di schiena. Alla fine di questa sessione posso dirvi che ci siamo trovati molto meglio con la canna da 110 grammi, poiché essendoci gradini siamo riusciti a salpare dei pesci tenendo le cime più alte molto più facilmente rispetto alla 3,60 m. Adesso abbiamo fatto il video agli aspi, adesso alle tinche. E vi aspettiamo col prossimo video. No, ve lo diciamo la prossima volta. Ciao!